Ancora cronaca giudiziaria. Il GUP di Grosseto, Pietro Molino, ha rinviato a giovedì prossimo l'udienza preliminare per il procedimento sul naufragio della Costa Concordia e intanto il collegio difensivo dell'ex comandante Francesco Schettino ha depositato la richiesta di un nuovo incidente probatorio sugli apparati della nave. Il servizio è di Pino Finocchiaro, nostro inviato. Come sono andato? Cosa, insomma, spera che possa uscire. L'unica cosa che bisogna fare per accertare i fatti, Poi offrirne giustamente le motivazioni delle scelte compiute. Francesco Schettino è sicuro, dimostrerà nel pubblico dibattimento le sue buone ragioni. Il naufragio non è diretta conseguenza degli ordini impartiti, piuttosto la professionalità del comandante della Costa Concordia ha consentito il salvataggio di oltre 4.000 passeggeri. In quell'interrogatorio ci sono anni di esperienza che sicuramente hanno determinato l'evacuazione di 4.000 persone e rotte. Quindi non basta la mano del buon Dio. A questo punto bisognerebbe definirlo solamente un miracolo. Quindi o è un miracolo o è stata una scelta compiuta sulla scorta di cognizione di causa. I legali di Schettino chiedono un nuovo incidente probatorio. Le parti civili protestano, parlano di strategia dilatoria. Udienza preliminare sospesa. Il GUP, Pietro Molino, aggiorna l'udienza qui a Grosseto mercoledì mattina. Schettino, visibilmente preoccupato, insiste: non si poteva fare di più. Dove si è fermata uno standard, la tecnologia, è intervenuta la scelta del comandante, perché il comandante nel contesto adatta l'evacuazione alla conoscenza del mezzo che, pur essendo perfetto, ha dei comportamenti qualora si verificano delle avarie come quello purtroppo che lo squasso di 35 metri, non 70, di 35 metri che ha subito la costa. Comandante.